In questa domenica appare la Chiesa, appare la comunità cristiana, appare la nostra comunità cristiana reale, concreta. Se il tuo fratello, è evidente che in Cristo siamo fratelli tutti quanti, ma il fratello di cui oggi il Signore parla, la sorella, è esattamente la persona che è accanto a noi, nella nostra concreta comunità cristiana, quella nella quale Dio ha pensato da sempre inserirci, sorelle, la sorella di questa comunità, sorelle della comunità cristiana che conosciamo, e che proprio per essere vicini, per vivere insieme, per camminare insieme verso il cielo, possono commettere delle colpe, possono peccare contro di noi, come noi pecchiamo contro gli altri, perché la cosa più difficile è la convivenza dei fratelli, la cosa più difficile in assoluto. E questo però rimanda al cuore della creazione. Quando Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'ha creato maschio e femmina, per questo torniamo al paradiso, torniamo al piano di Dio, al disegno di Dio su ogni uomo, al fondamento della antropologia, cioè della visione che Dio ha dell'uomo. E questo è anche chiamata la Chiesa a testimoniare sempre, a ciò che Dio pensa dell'uomo. E qui forse ultimamente si sta scarseggiando un pochino, forse siamo un po' troppo preoccupati a cosa pensa il mondo dell'uomo. Cos'è che Dio pensa di me? Cos'è che pensa del mio fratello? Cos'è che pensa di questa comunità? E cos'è che pensa di ogni uomo? E perché ci ha chiamato? Perché ci ha chiamato nella Chiesa? Perché tu sei suora? Perché? E perché no quell'altra persona, tua cugina o tua sorella? Perché? Perché sei qui? Ecco, questa parola oggi ci aiuta tantissimo a scoprire e a riscoprire la nostra chiamata, la nostra vocazione altissima, fondamentale, ed è questa: fare presente nel mondo la libertà e l'amore autentici dei figli di Dio, di chi è cioè a immagine e somiglianza di Dio, perché Dio si preoccupa di te, Dio si preoccupa di me, Dio ha a cuore il nostro bene. Dice San Paolo che tutto concorre al bene di coloro che sono stati creati e amati da Dio, ma il bene non è il bene materiale, è anche, se vogliamo, ma non è il bene terreno. Il bene per San Paolo è sempre la salvezza, è il cielo, è cioè il compimento della nostra vita, non soltanto quando saremo in cielo, ma che il cielo si compia già oggi qui, nella misura del possibile, nei limiti della carne, nei limiti del tempo, delle nostre debolezze, cioè che si compia ogni giorno in me la vita nell'amore. Questo ha a cuore il Signore. E il Signore guarda ciascuno di noi con un amore infinito. Per questo dice che si è fatto carne e dice che non disdegna di chiamarli fratelli, dice la lettera agli Ebrei. Ha condiviso tutto, si è fatto simile a ciascuno di noi per chiamarci fratelli, cioè Dio che è nostro padre, nel suo figlio è nostro fratello, per questo siamo chiamati figli adottivi, ci ha adottati, cioè ci ha resi parte della sua famiglia, della Trinità, e si preoccupa della nostra salvezza, quindi del nostro compimento, quindi della nostra felicità. Per questo capiamo cosa dice San Paolo ai Romani. Questa frase di San Paolo oggi sarebbe la migliore catechesi sull'amore, la migliore catechesi per i fidanzati e poi anche per gli sposati. Dice: ma la carità, l'agape, l'amore di Dio, non fa alcun male al prossimo, non fa alcun male al fratello. Se tu fai male al fratello, non gli vuoi bene, non lo ami veramente. Quanti ragazzi si fanno del male pensando di amare? Quanti? Facendo cose bellissime, meravigliose, romantiche, e stanno facendo male, perché stanno legando le persone a se stessi. Qual è il male che io posso fare a un altro nel nome dell'amore, della carità? Legarle a me. Lo posso fare io, prete, in una parrocchia. Per il bene delle persone, secondo me, le lego a me, non le lego in cielo, le lego a me. Per cui se me ne vado dalla parrocchia, le persone non vanno più a messa. Quante? Tantissime. I cristiani di chi? Di Cristo, non mie. In un matrimonio è lo stesso. In una comunità cristiana questo è molto sottile. Io lego le persone a me, cioè voglio che le persone mi amino nella carne, pensino come me, mi lodino, mi esaltino, mi capiscano sempre, non mi contraddicano mai. E cosa voglio io? Voglio saziare la mia carne? E poi ci metto dentro una verniciatura cristiana di amore. Ma lì fede subito, quando ciò non accade, appare un giudizio. Tu stai facendo del male al fratello, non lo stai amando, io non lo sto amando.
Perché io non, se amo non posso giudicare, cioè proprio non mi viene naturalmente. Se ho amore, agape per te, anche se ti vedo fare la cosa peggiore, io non posso giudicarti, ma ti guardo con gli occhi di Dio e ti dico, mamma mia, quanto stai soffrendo, quanto stai soffrendo per fare qualcosa contro di me, per commettere una colpa contro di me, quanto stai soffrendo, quanto sei ingannato. Ah, allora posso andare da te e ammonirti, cioè andare da te e dirti la verità. Perché? Perché ho a cuore la tua salvezza, perché ho a cuore il tuo bene, perché ti amo e non posso farti del male, non posso arrivare lì da te con il giudizio, con il pregiudizio o con i miei schemi a cui do nome di cristianesimo, a cui do nome parola di Dio, a cui do nome morale. Non posso andare a te con quello che sono io, perché una sentinella cristiana è una sentinella dalla croce. È lì che siamo sentinelle, è lì che Cristo è stato sentinella e ha scoperto il nemico che mi stava attaccando. È lì che il Signore ha guardato con amore e con tenerezza la mia vita e la guarda ogni giorno, cioè dalla croce, stendendo le sue braccia e offrendo la sua vita per la mia salvezza. Perdonali perché non sanno quello che fanno, perdonali perché stanno soffrendo tantissimo, stanno uccidendo me, figurati, stanno uccidendo Dio, non stanno riconoscendo l'unica possibilità di essere felici, stanno frustrando l'unica possibilità di essere compiuti. Ma pensa quanto sono schiavi di una menzogna. Mai Gesù ha giudicato nessuno, mai. Anche il peggior peccatore l'ha sempre visto con amore infinito. Anche i farisei, quei farisei ipocriti, gli scribi, che l'hanno tramato contro di lui, pieni di invidia, anche Giuda, li ha sempre amati, li ha sempre visti come schiavi, presi al laccio di una menzogna. Per questo, in una comunità cristiana, ciò che appare evidente è l'amore di Gesù Cristo che passa attraverso i fratelli e le sorelle. E allora, come all'origine di ciascuno di noi, c'è anche la correzione, cioè il correggere, il reggere insieme i pesi, le sofferenze, i dolori, che non sono soltanto i dolori fisici, non sono soltanto le preoccupazioni umane, ma il dolore che viene dal peccato. Questo è la vera correzione. Perché Gesù Cristo sì ha portato le nostre sofferenze, le nostre angosce di questa terra, ma ha portato su di sé il dolore del nostro peccato, il dolore che è la morte, che porta alla morte, che il peccato porta alla morte. Quando Dio ha creato Eva è per non lasciare solo Adamo. E lì c'è l'embrione dell'amore autentico che non fa male, che corregge, che dice la verità senza far male. Per questo dice, creiamo un aiuto che gli sia simile. Ma sapete che quella parola in ebraico non è tanto simile nel senso uguale o tante in dignità, che è tutto vero, ma lì c'è qualcosa di ancora più profondo, un aiuto che gli stia dinanzi e che lo possa aiutare e che lo possa fermare e che lo possa correggere, che gli possa dire la verità, che gli si possa opporre in alcuni momenti, ma venendo dalla stessa carne. Per questo Gesù Cristo si è fatto come me, per potermi correggere, per poter portare su di sé i miei peccati, per poter portare su di me la mia debolezza, la mia sofferenza. Immagina che cosa significa questo, ciò che esattamente dice oggi il Signore, dove due o più sono riuniti, stanno pregando, stanno desiderando la salvezza gli uni degli altri, stanno desiderando il bene gli uni per gli altri, e non vincere a Superenalotto o trovare un lavoro, che sono tutte cose importantissime per le quali possiamo anche pregare. Certamente preghiamo perché mio figlio trovi un lavoro, perché il matrimonio di mia figlia sia salvato, certamente, ma il Signore, che è più realista di noi, sa che le persone, tutti noi, siamo liberi anche di non ascoltare le parole in intimità, di non ascoltare la comunità, di non ascoltare nessuno. E allora vive come un pagano, come un pubblicano, cioè il pubblicano vive per se stesso, per il denaro, per il prestigio, questo significa. O come un pagano che c'ha un sacco di idoli, ma ciò non significa che lo tolgo dal mio cuore. È così, io devo accettare, molte volte un genitore deve accettare che un figlio viva così. Certamente non benedirà i suoi peccati, non benedirà i suoi errori, no, dirà la verità, ma sempre dalla croce, cioè con un amore infinito, e non farà mai del male, anche dicendo la verità più cruda al figlio, il no più terribile anche alla sorella. Penso tante volte anche chi è in un ruolo di responsabilità, un pastore, una superiora, deve dire dei no che fanno male
all'uomo vecchio, all'uomo orgoglioso, all'uomo della carne, ma non alla persona. È una parola meravigliosa che ci può aiutare tantissimo oggi a sentirci amati. Dio ci ama. Dice la scrittura, qual è quel figlio che non è amato e quindi corretto dal suo padre? Allora noi non siamo dei bastardi. Allora se ci correggiamo tra noi è perché abbiamo cura l'uno dell'altro, perché vogliamo andare in cielo, perché nel momento in cui offro la mia vita sulla croce per quella sorella, veramente, anche quando non c'è proprio più niente da dire, io la sto già legando in cielo. Attenzione, l'ho legata in cielo, l'ho sciolta dalla menzogna e l'ho legata in cielo. Quanto tempo necessiti questo poi concretamente? Questo sta alla libertà e ai tempi di ciascuno. Ma la mia vita, come la vita di Cristo 2000 anni fa sulla croce, già 2000 anni fa mi ha legato in cielo. E oggi rinnova questo attraverso il suo corpo che è la Chiesa, attraverso i fratelli. Poi la sorella e il fratello lo accoglieranno forse tra 20 anni, forse in punto di morte, e forse continueranno a vivere malissimo. Forse un figlio dovrai vederlo soffrire tantissimo. Ma tu, per quello che era per te, dando la tua vita, amandolo, tu già l'hai legato in cielo. Per questo possiamo stare in pace, perché Gesù Cristo già ci ha legato in cielo e l'unica cosa è accoglierlo, accogliere questa opera che Dio ha fatto nella nostra vita, e che siamo già stati sciolti dalle menzogne e già siamo legati a Cristo eternamente.